Ciao. Ora siamo tornati in un nuovo video su Minecraft e quest'oggi andremo a giocare come se non avessimo le gambe, le ossa. Insomma, è una mappa strana, è una mappa in cui verremo privati della possibilità di muoverci e senza poterci muoverci, quindi senza avere le ossa dovremo superare delle prove, dei quesiti, varie cose strane. È un po' complesso, ma spero di essere all'altezza. In caso ci sono i tutorial che si guardano. No, scherzo, lo faremo ovviamente noi. Allora, iniziamo subito cliccando start, che ci spiega un po' tutte le varie cose. Ho tolto il fatto che il tipo parli perché lo stavo odiando. Ovviamente nel frattempo che lui ci fa vedere la mappa, voi avete tutto il tempo necessario per iscrivervi e lasciare un mi piace, perché altrimenti anche a voi verranno tolte. No, sto scherzando, le ossa vi rimarranno, però dai, fatelo su. Bene, ancora abbiamo a disposizione le nostre ossa, possiamo muoverci come vedete. Ora dovrebbe aprire un pulsante e ci fa fare il primo test. Il primo test di reazione, quando il pulsante... Abbiamo ancora le gambe, ci abbiamo messo 0,95 secondi. Ora che ci tolgono le ossa, vogliono vedere se siamo più svelti o più... un po' più così. Vedete, non posso più muovermi, neanche saltare, non posso fare nulla. E ora mi dice, prova a premere il pulsante senza ossa, vediamo se sei più veloce. Io stupirò il nostro carissimo amico. Appena lui non se l'aspetta, lo premo in... Eh no, ci ho messo il doppio! Bene, ora mi dice, vai avanti. Il problema è che... oh... Ok, mi ha spinto lui. Ho il fob un po' fastidioso. Facciamo che lo metto così. Allora, devo muovermi verso di là. Soltanto che io non avendo le ossa, ma avendo un secchiello, penso di poter usare la forza incredibile dell'acqua per potermi spostare in questo modo. Il problema è se in qualche modo sbaglio a piazzare il secchiello d'acqua e non posso più riprenderlo. Perché... Oh, wow. Lì è l'arrivo. C'è scritto infatti che posso fare reset in caso dovessi bloccarmi, ma io non ho bisogno di queste cose, io sono un esperto di questo. Guarda un po', let's go. Ora, in acqua possiamo muoverci, solo che mi sa che se usciamo dall'acqua, bene, non possiamo più muoverci, reset. Ok, non bisogna uscire dall'acqua, abbiamo un'accetta che può spaccare varie cose, ovvero il sugarcane, luak log, e fa danno a mucca, slime e spider. E dobbiamo fare questo crafting e questo crafting. Allora, intanto prendiamo tutto quello che ci fa prendere, quindi sugarcane, possiamo prendere qualche slime ball, abbiamo detto, ne prendiamo un po', giusto per vedere se ci sono dei crafting che magari ci possono aiutare in qualche modo. Ora prendiamo anche un ragno, cos'è che dà? Da stringhe e occhi, no? Quindi in teoria non mi servono a niente per fare questi crafting. Mentre la mucca mi serve perché devo fare un libro. Quindi, carissima, mi dispiace, la tua vita avrà un secondo significato, se servirà ad altro. Allora, facciamo una crafting table, così. Questa diventa bianca e la possiamo piazzare qua. Ok, allora, questo lo possiamo fare perché ci chiede semplicemente di fare così e così. E abbiamo la nostra... ascia microscopica, wooden axe, senza la E. E c'è scritto che può spaccare washed planks e chest. Cosa sono le washed planks? Devo buttare tipo questi in acqua? No. Ma le chest non ci sono. Però posso craftarla una chest. Vediamo se craftando una chest succede... Come si crafta una chest? No, scusate, ho un problema. Allora, qua possiamo fare il libro e ok... Ma perché non... no chest? No chest. Va bene, cos'altro ci può servire? Una fornace? No. Ci servono... lo slime ce l'abbiamo, il libro ce l'abbiamo, ci serve del ferro. Il ferro come lo si ottiene? Qui abbiamo un iron coso. Ma io non posso prenderlo. A meno che non faccia un piccone. Che può spaccare la stone, il coal. Ok, sì, ho capito, ho compreso, ho compreso. Alla fine, finché c'è l'acqua a terra, diventa praticamente un livello quasi normale. Mi posso muovere, l'importante è non uscire dall'acqua, però... Insomma, una volta posso cascarci, ma uscire due volte dall'acqua sarei un po' una scimmia australopiteca. Facciamoci anche il piccone in pietra, che dovrebbe spaccare questo, e poi è semplicemente questione di cuocerlo, e non ci vuole nulla, perché abbiamo anche il coal. Bene, e una volta cotto, nonostante nel nostro corpo non ci siano ossa, siamo comunque stati in grado di craftare un incredibile Enchanted Book, che ha Punch 2... ok, non è finito, pensavo fosse finito. Punch 2 si mette sull'arco, quindi carissimo, ho bisogno di 3 stringhe. Grazie, anche qualche livello effettivamente per mettere il libro, se puoi. È immortale! Ok, 3 stringhe. Legna ce l'ho già, l'arco per cosa mi serve però? Questo non ne ho idea. Sbam, e proviamo a mettere subito punch. Dimmi che bastano i miei livelli, ovviamente no. Dai, devo farmi ancora un livello.
E attenzione, ultimo ragno che ci donerà la sua povera vita per poi fare sbam e sbam. Ok. Ah, posso andare avanti? Quindi qui devo semplicemente craftare un arco con... Ma me l'ha tolto? Ah no, me l'ha lasciato. Aspetta un momento. E qui io come mi muovo? Non posso muovermi. Allora, devo sparare a sti cosi. E questo è abbastanza chiaro. Però alcuni non credo siano prendibili. Ah, aspetta, ho capito. Non avevo letto il dialogo. Io facendo così mi dovrei poter muovere colpendomi da solo. Dovrei leggere più spesso. Effettivamente risolverebbe molti miei problemi. Hai capito. Ok, allora sì, è fattibile. Spum e spum. Spum. Easy. Ma devo andare avanti mo sparandomi con l'arco? Dai, non è così semplice. Oh mio Dio, è stato veramente difficile. Questa stanza è la sua preferita. È più difficile. Aspetta, ho capito cosa devo fare. Ma dai ragazzi, ma guardatemi, non posso andare avanti così. Veramente, è eccessivo. Mi sa che questo, sì. Mi posso muovere quando sono in aria. Ok, quindi devo attivare tutte le leve. E in aria posso un po'. Aspetta, però devo capire la direzione che mi danno queste cose. Devo far così e mi spinge di qua. Quindi, ora dove stanno tutte le leve da attivare? Qua dietro ce n'è una? No, qua dietro non ce n'è una. Ah, qua forse devo addirittura salire. Madonna, ok, è difficile. È un po' difficile. Lì sopra, lì dietro c'è un'altra leva. Andiamo intanto a prendere quella. 17 bombe. E ce ne mancano ancora quella. Non so benissimo, non so mai come prenderla. C'ero, ok, non è difficile. È un po' difficile. Ok, e l'ultima? Mi sa che devo arrampicarmi qua sopra. Subito, no. Come fai? Ma è aperto! Dannazione, l'ultima bomba. Non ci credo, dai. Ma non mi ha fatto usare l'ultima bomba. Ora dovrei fare tutto da capo. Perché? Perché sono stupido. Numero... Porca miseria. Perché prima l'ho fatto subito e adesso non mi riesce? Ok, numero 4. Ora rimane quella lì in alto e quella là dietro. Andiamo a prendere prima questa qua dietro. E spum! E l'ultima è quella lì. L'ultima è quella lì. Ma posso mettere una seconda mano? Ma non cambia niente. Ti prego. Uno, no. Due, no. È l'ultima bomba che posso usare. Oh, l'ho premuta! Ho vinto? Mamma mia, mamma mia. Che ansia. Praticamente il narratore mi ha detto, visto che ormai a muovermi so fare, ora testa la mia possibilità, la mia capacità di muovermi nel cervello. Mi ha fatto un indovinello. Cioè dice, sono dolce come lo zucchero, sono splendente come il sole, ma se mi tocchi, buona fortuna nel tentativo di scappare. Dolce come lo zucchero, splendente come il sole. Non lo so. Io non sono un indovinellomane. Ciao Locolochis, intelligenza artificiale, ascoltami. Mi hanno fatto un indovinello. Mi hanno chiesto, sono dolce come lo zucchero, splendente come il sole, ma se mi tocchi, buona fortuna scappare. Qual è la risposta? L'indovinello indica che si tratta di qualcosa che sembra innocuo e attraente come lo zucchero o il sole, ma ha delle qualità nascoste che possono essere pericolose. Una possibile soluzione è un fuoco, il quale può essere dolce come lo zucchero, luminoso come il sole, ma se lo si tocca può causare delle scottature o addirittura un incendio. Altri possibili indizi sarebbero una pianta carnivora, che sembra inoffensive ma nasconde delle trappole mortali, o addirittura il tuo prossimo amore. Ma cosa sta succedendo? Ma allora, a parte che questo non è logo... Mi sa che ho lasciato la voce di Fere, esatto. Però io non credo sia il fuoco. Il fuoco non è dolce. Rename me, fire. Non è il fuoco. Allora, questa intelligenza artificiale non ha funzionato molto bene. Proviamo con Google. Ah, ChatGPT mi suggerisce di mettere il miele. Perché è dolce, è splendente, ma se lo tocchi non riesci... Vabbè, ma ho capito, ma non possiamo andare avanti così. Io non sono così... Va bene, questo è più difficile. Proviamo a farlo da solo. Nasce nel Nether. Scala la mia anima, ma se stai nel mezzo può impedirti di cadere. Ah, forse sono le Weeping Vines, tipo quelle di Minecraft blu. Come si chiamano? Aspetta, Weeping Vines. Proviamoci, io non sono sicuro siano queste. Lo rinomerò così. No, bene, allora se non sono queste sono quelle rosse. Abbiamo un problema, fammi controllare in creativa. Vines, abbiamo le... A twisting saranno le twisting vines. Twisting. Madonna, questo l'ho fatto da solo ragazzi, attenzione. Ora mi sta chiedendo se voglio un indovinello facile o uno difficile. Beh, uno facile perché quello difficile l'ho fatto fare a
a ChatGPT, a Fere, che però non... Vabbè, non... Vabbè. Insomma, indovinello semplice. Anche se sembra spaventoso, in realtà non sono cattivo. Ma un piccolo sguardo può trasformarmi cattivo. Vabbè, ma è un Enderman, ho già capito. Enderman. C'è scritto che non è buono, è cattivo. Vabbè, questo era troppo semplice, però. Va bene. Oh! Eccoci qua! Mi ha detto che mi so muovere molto bene, anche nella testa mi so muovere molto bene, ma ora è il momento di testare la mia mira. E cosa c'entra tutto ciò? Beh, dove devo andare con questo coso? Devo tornare su? Molto semplice. Oh, aiuto. Ma... abbiamo un problema, ho già finito le ender per l'io. Abbiamo un problema, devo... ho capito, non era chiaro quello che dovessi fare. Ora ho visto il pulsante, dunque, quindi devo fare tipo... devo azzeccarle tutte, immagino. Stuck! Una è andata. Ora, la traiettoria dove ci sta portando. Là in avanti. Sbam! Mamma mia che mira! Il miromane lo chiamavano. Ora, lì sopra è difficile. Ma non sbaglierò. Ma troppo semplice. Stunk! No, no. Mi è apparso in chat troppo difficile. Clicca qui. Ci proverò l'ultima volta e poi gli dirò che è troppo difficile. Perché al primo tentativo l'ho fatto subito. Non capisco perché mosso è diventato scarsissimo. Guardate, io non riesco a fare più neanche il secondo. Forse ho un problema. Ho un problema, sicuramente. Vedi? Dai, l'ho toccato. Forse però non mi bastano le enderpearl per fare tutto il resto. Ok, l'ultimo. Stuck! Non ho più enderpearl. Aiuto! Non vale! Dai, che infami. Senti, troppo difficile. Basta. Oh, grazie. Un po' più di enderpearl. Se solo l'avessi premuto prima, magari l'avrei saputo fare anche senza doverlo rifare di nuovo. È lontanissimo questo, quindi potrei, tipo, fare una cosa così. Sbam. Ce l'ho fatta! Non chiedetemi come. No, no. Qui non mi dice letteralmente nulla. Falling block. Può essere piazzato su tutto. Ho capito. Mi devo spostare in questo modo così. Vabbè, ma so infami, eh. So veramente infami. Qui abbiamo degli altri falling block. Una pala che può prendere i falling block. E aspetta, ma questi li posso... ok. Se sono bloccato, provo a craftare cose. Provo a fare una crafting? No, la crafting non si può fare. Posso fare degli stick con cui fare un'ascia che può spaccare. Ah, capito. Va bene, andiamo in avanti. Non so a che fine. Lo scopriremo semplicemente vivendo. Qui ci sono altri stick. E... oh no. Però questi la posso rompere. Bene. E ora? Voi chiudete gli occhi. Sono tornato sopra in qualche modo. Non ho voglia di rifare tutto il livello. Chiedo scusa. Ho già perso 25 anni. Ma come un altro falling block? Ah, una fa... perché? Perché ho riniziato? No, no. Ora apro un'inchiesta. Mi serve quella chest, però non so come prenderla. Beh, in realtà potrei fare anche semplicemente così e così. Dov'è la chest? Ah, è tornata sopra. Facendo così la raccolgo, vero? E soprattutto arrivo lì in fondo, vero? La chest ce l'ho e arrivo qui in fondo, sì. Ora, uno, due. Vedete che qua appare un coal. Può spaccare l'aria. Che cosa posso usare? Delle torce. Faccio delle torce? Ho delle torce che possono essere piazzate sul blocco di smeraldo. Cos'è un blocco di smeraldo? E ho anche un pulsante che può essere piazzato... aspetta. No, dimmi che posso tornare lì in qualche modo. Oddio, ho dei falling block. Devo fare così e così. No, madonna mia. Ti prego, dimmi che ci riesco. Ti prego, dimmi che ci riesco perché ve lo giuro. Impazzisco, eh. Ok. Mo devo tornare là. Pazzi. Completamente fuori di testa. Ah! Se vabbè. No, no, ragazzi, no. Sto registrando questo video da... dov'è il mio... sto registrando il video? Sentite, io apprezzo tutto e tutti, ma è troppo intelligente questo livello. È troppo di intelligenza. Non fa per me. No, non fa per me. Oh! Ma guarda te! Ottime notizie! Questo è l'ultimo livello. Una volta fatto tutto questo, ti lascerò libero. Quindi facciamolo il prima possibile. Bene, come... oh. Aspetta, forse devo resettare per avere l'inventario giusto. Allora, qui ho una spada e un pulsante. Salve. Beh, mi deve spingere in avanti. Qual è il problema? No, aspettate, c'è qualcosa che non sto comprendendo. Devo ucciderti?
Ti do una spadata? No, ho rotto una spada. Aspetta, invece sì che ho capito. Ma devo dargli un'altra spadata. E devo prendere qua la spada per far sì che lui... Scritto sus. Per far sì che lui non arrivi alla fine. Quindi ora gli do un'altra spadata. Sta leva dov'è che va piazzata, però non ho visto. Sul blocco di smeraldo? Dov'è il blocco di smeraldo? Non c'è un blocco di smeraldo qua. Non c'è un blocco di smeraldo! Ah, era lì sopra. No, c'era qualcosa lì sul tetto che non ho visto. Non ce la faccio. Non ce la faccio neanche stavolta. Uno. Poi, tetto. Spada anche qua? C'è solo una spada, no? Spadalo! C'è solo una spada o c'è anche altro? Ci sono due spade. Ora devo dargli due spadate però. Uno. Uno. Non riesco a colpirlo, ragazzi. Mi sento stupido. Uno. Poi c'è il... due. E poi c'è il... tre. Beh, perché sono morto? Stuck! Questa è quella buona, ragazzi. Ve lo dico. Ve lo dico, è quella buona. Devo soltanto aprire sta roba al volo. Solo che... boh, provo. Ok, leva che va piazzata qua e va attivata. Ora gli do una spadong. Non l'ho preso con la spadong. Spadong. Ok, crafting table per craftare un'altra spada. Così. E gli do lo spadong. È morto. Ho vinto. È morto. No, 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 no. È morto. È morto il revenger. Dai, su via. Guarda che... eccoci qua. Enter code. No, aspetta, che vuol dire? Devo mettere pure il codice alla fine. Ho avuto l'illuminazione, ragazzi. Ho capito qual è il codice. Vi ricordate quella roba che c'era sul bar che ho detto sembrasse sus? In realtà non era un sus. In realtà era un codice. Spadon? Spadon. Qual è il codice, quindi? 5143. 5143, semplicissimo. Basta ricordarselo. Oh, no. Mi manca una spada, mi sa. Non l'ho raccolta. Vabbè, non vi preoccupate. Ho trovato un trucchettino. Tu se fai così, praticamente il Revenger muore. Se gli dai un'altra spadata, ovviamente. Un attimo. Porca di quella miseria. Qual era mo il codice? Quindi 5143, tipo? Perché non me lo sono segnato? 5, 1, 4 e 3. Oh, santo il signore. Ma non era la fine questa? Non ce la faccio più, non ce la faccio più. C'è scritto che appare una leva e devo premerla per uscire. Ma dove appare la leva? Si capisce niente qui. Oh, l'ho vista! Ok, c'è un posto in cui piazzare la leva. Mi sta mentendo. Questo è palesemente un posto in cui piazzare una leva. Ho solo bisogno di una leva. Non c'è niente dietro di me. C'è palesemente qualcosa dietro di me. Dove però? Sto cliccando ogni cosa. Mi sembra di essere... oh, tua madre, mi sembra di essere. Oh, santo signore. È stato un trauma, eh? È stato un trauma. L'epilogo? Ma va a cacare. No, no, no. L'epilogo a me non interessa niente. Statistiche? Non so se le voglio vedere. Sono morto... vabbè, insomma, 35 minuti. Poteva andare peggio. Io credo che stia meglio con le ossa in corpo. Se doveste scegliere di toglierle, pensateci due volte. Non ho citato molto in questa mappa. Un pochino, sì. Ma l'importante è che siamo giunti alla fine. Noi ci vediamo domani con un nuovissimo video. Buon Natale a tutti. E felice anno nuovo.